Ciao a tutti, oggi voglio aprire con voi un tema delle tecniche di taglio e cosa possiamo fare fuori uscire. Oggi voglio far vedere una tecnica della patata a fiammifero fritta, che poi noi possiamo fare, la possiamo chiamare paglia di patate o patate a fiammifero, che li possiamo mangiare sia così conditi con un po' di sale, abbinati a una fettina di carne arrostita, che sono eccellenti, oppure freddi per snack. E io vado, vi dirò adesso come le faccio. Prendo una mandorlina e li taglio sottili, così, le patate, poi le raggruppo così e li vado a fare fine, stile così, più fine non posso. Se avete una mandorlina vi potete aiutare con una mandorlina, se no piano piano ci riuscite e fate così, li fate uscire così, più sottili di fiammifero, eh? In gergo si chiama taglio julienne questo qua, però siamo italiani, taglio a fiammifero, così, e andiamo avanti. Poi con questa tecnica possiamo fare carote, zucchine, zucca, tutta fritta con questa tecnica qua, e vi garantisco che esce croccante come le patate. Anche la cipolla possiamo fare, la lasciamo la cipolla, però la lasciamo prima un po' disidratare un pochettino e poi la possiamo friggere. Ok, dopo che abbiamo fatto questo taglio li possiamo mettere in acqua fredda con ghiaccio, così ancora diventa ancora più croccante, ma non c'è bisogno. Poi con questa tecnica, ve l'ho detto, possiamo fare bucce di melanzane per decorazione, anche a mangiarlo. Questa è del porro, questa è una paglia di patate, una paglia di porro per decorazione e per mangiare snack. Allora, adesso alla frittura, mi raccomando, dovete partire con una frittura di 150, un olio di 150-180 gradi, fate finta di friggere le patate. Emergete le patate piano, poco alla volta, così, in abbondante olio di girasoli, poco alla volta, così, come la temperatura va giù, mettiamo un altro pochettino, non vi preoccupate se vi sembra che rimangono attaccate, così, se no fuoriesce l'olio. Più o meno in questa capienza, in questo diametro di pentola che io sto usando, mettiamo più o meno un etto alla volta di patate, su e giù. Facciamo fare il giochino, no? Il risultato deve essere questo, croccante. Se ne mettiamo poco alla volta ci viene un risultato migliore, ok? Vi ricordo, di per ulteriori informazioni, di iscrivervi al mio canale Chef Turis YouTube. Se vi fa piacere vi potete iscrivere o visitate il mio sito Chef Turis. Sono tutte le ricette che io faccio nei video di Facebook o TikTok, quello che sia. Le ricette le trovate sul sito, sul mio sito. Sul canale YouTube vi potete iscrivere, sul sito trovate le mie ricette. Ed ecco, questo è il risultato. E ora andate avanti. Vi auguro buona vita a tutti, grazie a quelli che già mi seguono. Buona giornata.